Questa sera siamo qui in un'olivetta di Copisano per parlare di problematiche legate alla rete di monitoraggio della mosca delle olive e sulla la possibilità di utilizzo di un'applicazione che abbiamo studiato appositamente per poter coinvolgere gli olivicoltori nel monitoraggio partecipato. Durante la serata abbiamo illustrato quelle che sono le problematiche legate alla conduzione della difesa nell'oliveto dalla mosca delle olive, al controllo dell'insetto, e abbiamo cercato di illustrare agli olivicoltori quelle che sono le diverse strategie di controllo in ambito sia biologico che convenzionale. Abbiamo illustrato quelli che sono attualmente i punti di monitoraggio della mosca delle olive sul Monte Pisano, e quindi abbiamo cercato di dare informazione agli olivicoltori di come loro si possono poi durante la stagione informare sull'andamento delle infestazioni della mosca delle olive. Poi in campo è stata eseguita una dimostrazione, che è tuttora in corso, di come utilizzare l'applicazione nel monitoraggio partecipato da parte dell'olivicoltore. L'obiettivo è quello di far sì che l'olivicoltore stesso diventi un attore del monitoraggio, almeno in una piccola parte del ciclo dell'insetto, che è quello della prima generazione, che avviene a luglio-agosto. E quindi l'obiettivo nostro è quello di capire se queste tecnologie informatiche si possono sposare, diciamo così, con la partecipazione dell'olivicoltore al monitoraggio. Questo fa parte di un progetto più ampio che noi come Scuola Sant'Anna abbiamo all'interno di un accordo con la Regione Toscana, e che prevede tra l'altro anche questo tipo di attività, e oggi qui abbiamo sviluppato un'attività mirata a questo obiettivo, diciamo.